bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges.
easy, man. Thank you.
coraggio, stronzo. Sì, ti capisco. Sam, pare che una delle tue casse sia ormai compromessa. Niente panico. Finché non la fai cadere, il contenuto non dovrebbe subire alcun danno. E se la merce è a posto, la tua valutazione non ne risentirà. D'ora in poi cerca di fare più attenzione e non avrai problemi. Buona fortuna.
disco fatto. Segna carica. Ciao, Sam Bridges, giusto? Ti stavamo aspettando. Il misuratore che hai portato salverà tante vite. Condurrò una rapida ispezione. Oh, fantastico. È in condizioni perfette. Grazie.
Una volta collegati alla rete passeremo a tutte le nostre misurazioni. Vuoi avere tu l'onore? Come saprai, questa stazione meteo fu costruita prima del Death Stranding. L'ha sistemata la Bridges 1. Purtroppo abbiamo perso i contatti con i satelliti meteo a causa delle nubi chirali. Quindi è stato difficile prevedere le cronopiogge. Ma grazie a te, questa stazione meteo tornerà a funzionare come prima. Ci hai reso il lavoro più facile. Vogliamo ricambiare il favore. Non ti deluderemo, promesso. Stammi bene. Vedo che hai ripristinato la stazione meteo. Un lavoro magnifico, Sam. Quando una regione viene integrata nella rete chirale, è come se si avvicinasse alla spiaggia, in un certo senso. I livelli di chiralium subiscono variazioni e misurare queste variazioni è una delle funzioni del Cupid. Se ne sapremo di più, potremo prevedere con maggiore precisione le cronopiogge. Senza la rete chirale tireremmo a indovinare. Ah, e grazie al tuo ultimo successo ora puoi vedere le previsioni del tempo usando le tue manette Link. Controlla la mappa e vedrai. Ti sarà utile per pianificare i percorsi. Io terrò d'occhio la densità chirale dal laboratorio. Non è lontano da South Knob City. Continua a completare quegli ordini e presto riconnetteremo la regione. Buona fortuna. Ben fatto, Sam. La rete ha una connessione in più. Continua così e finiremo presto. Le previsioni della stazione meteo sono visibili a chiunque abbia accesso alla rete chirale, te compreso. Le puoi vedere con le tue M-Link. È comodo per pianificare un viaggio. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale del... Così quando puoi vai a caccia di tesori, eh? Pensavo non ti rimanesse molto tempo libero. Grazie per il tuo contributo. Ho aggiunto tettoie anticronopioggia al CCP. Così tu e il tuo carico starete all'asciutto finché il tempo non migliora. Congratulazioni, Sam. Il tuo CCP è salito di livello, per così dire. Adesso è in grado di realizzare strutture molto più complesse. Mamma ti fornirà i dettagli al riguardo. Sam, ho aggiunto il progetto ricovero al tuo CCP. È un edificio bello grande, perciò richiederà molto tempo e parecchi materiali. Una volta costruito, sarà del tutto identico a una stanza privata. Provaci. L'overcarro è una specie di carretto. I cristalli chirali lo sollevano dal suolo, facilitandone il movimento su terreni sconnessi. Puoi piazzarci sopra il tuo carico e rimorchiarlo con il minimo sforzo. In caso uno non bastasse, puoi agganciarne due tra loro e trainarli insieme. Solo ricordati che gli overcarri funzionano se riforniti con i cristalli chirali. Portane a sufficienza per il viaggio.
Grazie per il tuo contributo. Ora con le tue M-Link puoi vedere le previsioni del tempo. Ti saranno utili in viaggio. Thank you.
Sam. Recati al cantiere. Usa la mappa e la bussola se non ti ricordi la strada. Fornirò altre istruzioni quando sarà in ufficio. Sembra un sentiero. Bene, ce l'hai fatta. È ora di costruire il ricovero. Sei pronto, Sam? Adesso apri il tuo CCP e seleziona ricovero. Pronto. Sam, prima trasporterai i materiali richiesti al ricovero e meglio sarà.
Col tempo questo ricovero darà una mano a tantissime persone. E non mi riferisco soltanto ai corrieri che si fermeranno qui mentre sono diretti alla stazione meteo, ma anche alle persone che saranno aiutate da quei corrieri. Siamo tutti legati gli uni agli altri, Sam. Comunque, tu avrai l'onore di essere il primo a riposarti qui. Buongiorno, Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità.
Mm.